Questa fiction è televisiva, ma noi la tendiamo a chiamare 10 piccoli film. Quindi diciamo, c'è i tempi televisivi che sono molto più, devo dirlo, posso? Sono molto più brevi. Cioè noi corriamo tantissimo, però non si molla sul tipo di qualità. Il tempo nel cinema e nella televisione, in qualsiasi cosa, è lusso. Siamo andati contro a molte convenzioni della televisione, pescando nella nostra esperienza cinematografica, perché non abbiamo mai pensato di fare televisione. Abbiamo sempre pensato di fare, un grande film per tutti, un lungo film per tutti. Questa qui è stata una produzione televisiva che è, secondo me, comunque assolutamente un pioniere rispetto alla televisione italiana. C'è una banda che si nasconde dietro il successo di Romanzo Criminale, la serie. Un gruppo affiatato e determinato che ha lavorato senza dare troppo nell'occhio, spesso di notte e con ogni condizione atmosferica, con una media di 80 persone al giorno per oltre 100 giorni. Vi presentiamo una parte della squadra che ha permesso di portare sui vostri schermi la seconda serie di avventure della famigerata banda di Romanzo Criminale. Esattamente la stessa equipe, 2 anni dopo la prima serie, che si ritrova e ha già maturato una notevole confidenza. Si è creato già dall'altra volta un gruppo molto coeso. Si parla di una squadra, non sono reparti singoli. Ogni reparto interagisce con un altro. Per forza di cose, è una macchina che se si ferma un reparto si ferma tutto. È fatta! Non bisogna mollare mai, bisogna lavorare, poi bisogna avere un regista che è attento, che è esigente, questo ci aiuta. Ok, stop. Andiamo dentro? E me. Stunt coordinator, il termine americano, significa coordinatore degli stuntman, è colui che crea le sequenze d'azione cercando di ottenere il massimo dei risultati nel massimo della sicurezza. Noi praticamente ci occupiamo di effetti speciali meccanici. Gli effetti speciali sono tutto ciò che sembra e non è. Ciao. Il romanzo criminale, diciamo che gli effetti più comuni sono quelli delle armi di scena, le armi da sparo e le esplosioni. L'atmosfera in romanzo criminale è fondamentale, cioè l'asprezza e l'epoca. La durezza delle immagini è legata al fatto che stiamo raccontando comunque un periodo duro della nostra, aspro della nostra vita, visto attraverso la vicenda di un'epopea nera di una banda criminale. E quindi giochiamo col genere. Le armi sono un po' quelle degli anni 70, armi miste, italiane ma anche straniere. Gli AK-47, le Uzi, gli M12 della polizia. Comunque è un film d'epoca, anche se si svolge solo 20-25 anni fa, comunque molte cose cambiano, quindi c'è da fare comunque sempre gli allestimenti, non è che vai in un posto e giri così com'è. Per esempio Stefano ci tiene tantissimo a far vedere Roma, allora anche se è costoso in termini di lavoro, anche se più faticoso, abbiamo cercato di venire anche in posti come questi dove tu vedi tutto il centro di Roma. Abbiamo girato anche in bellissimi quartieri di periferia. Se io arrivo e chiedo, girando una serie in costume, cioè negli anni 70, dove qualsiasi cosa inquadro io la devo togliere, il preesistente, e ricostruire, è chiaro che nel momento in cui arrivo e dico, bene, facciamo questa inquadratura di Via Giulia e allargo le braccia e metto la macchina da presa, che quasi si vede Piazza del Popolo, la produzione, in quanto responsabile sia delle autorizzazioni che del bloccare tutte le strade, cerca di, come dire, di dissuaderti. Io ogni volta gli dico chiudi un po', perché l'inquadratura deve essere un po' più stretta rispetto alla larga come vuole lui, perché ovviamente questo vuol dire che devi togliere le macchine moderne, devi comunque ricostituire un'ambientazione scenografica molto più ampia e questo incide ovviamente sul budget. Ogni poco, dipende se vuoi una cosa più ampia, Ma la vuoi in asse? Così. Beh, dipende, fare no, semplicemente una bella no, cosa così. Sì.
Però ecco, queste sono veramente piccole cose, perché poi invece il vero lavoro è quando poi Sandra ti fa fare una cosa che tu in piano ci avevi in un giorno, te lo fa fare in due e mezzo, perché si rende conto che la cosa che stai facendo richiede quel tempo. Quindi il lavoro poi non è mai così, è un lavoro proprio veramente di collaborazione e anche di risoluzione di problemi infiniti che si creano durante le riprese. Ma no, ma che te frega, qua lancia la sua e poi la tutta viene anche scavalcata, va bene? Ma che sa dire, io mi chiedo, signore, il regista adesso sta parlando di... Regista! Per quanto riguarda i costumi, Nicoletta Taranta ha fatto un grande lavoro che si... riagganciava alla prima serie, perché ovviamente i primi episodi sono comunque riagganciati agli anni, fine anni 70, primi anni 80, e però poi lei ha fatto tutto un lavoro di excursus degli anni 80. Abbiamo sempre molte comparse, abbiamo 3.000 cambi, una marea di situazioni con tante cambiamenti anche di anni, perché la serie, la seconda serie, parte che siamo proprio all'inizio degli anni 80, in cui c'era un'influenza forte ancora degli anni 70. Poi piano piano diventa con un gusto estetico anni 80. Tanto un azzurro senza le pagliette l'ho messo, non ricordi che ti era piaciuto questa pizza? Abbiamo più ambienti in questa serie, quindi è un po' più faticoso, però secondo me poi è divertente anche per il pubblico, per cambiare molti ambienti è un di più, è una ricchezza. Quello che voi, che noi tutti reputiamo una bellissima immagine, è composta dai colori che sono messi in scena dalla scenografia e dai costumi. E quindi senza di loro le mie immagini non esistono. Abbiamo avuto su questa serie circa 700 veicoli di scena più o meno, che si tratta sia di veicoli di scena, di arredo, di passaggi, tutti funzionanti, e veicoli anche dei personaggi. Quest'anno avevamo tantissimi personaggi con macchine molto importanti, dal Ferrari al Jaguar al Porsche, che rispetto alla prima serie comunque i protagonisti hanno un tenore di vita molto molto più elevato. Noi abbiamo come presenza giornaliera una 70-80 presenze, solo troupe. Poi ci sono gli attori, le figurazioni. Abbiamo girato 130.000 metri di pellicola e sono abbastanza. Circa 300 armi da fuoco. Noi abbiamo di base una decina di camion presenti sul set. Perché non portarci due? Tantissime parolacce anche da parte mia. È più complessa questa seconda serie, tecnicamente più complessa. Ci sono molti più eventi criminali o criminosi da raccontare e questo comporta una preparazione molto più precisa e attenta. Sono venuta a ringraziarmi perché ti ho salvato la vita. Oh no, cazzo. Sono da ricordarti che te sei roba mia. Non te lo scorda mai. Beh, fermi così, sanguetto. Tutti gli attori di questa serie, o coloro che erano impegnati in sequenze d'azione, grazie al regista anche che si è imposto, sono stati tutti, si può dire, preparati prima. Così. Okay. Ciò vuol dire che tu arrivi sul set già preparato, sai quello che devi fare con più sicurezza, perdi meno tempo e dà anche sicurezza a loro che già hanno fatto delle prove. Quando l'arma spara a salve, per cui non c'è nessun pericolo per le persone sia della troupe sia delle persone presenti nel luogo dove si gira. L'effetto dell'arrivo dei colpi viene effettuato da noi tramite una messa in opera di microcariche. Vanno da una potenza che rompe una maglietta a una potenza che può rompere un legno o una carrozzeria di una macchina. Viene applicata la placca con il sacchettino del sangue. Poi va messa sopra la carica, tutto nastrato, tutto insieme. E poi la placca col sacchetto del sangue e con la carica viene montata all'interno del tessuto
Ci sono vestiti presi in sartoria, ci sono vestiti acquistati e ci sono vestiti disegnati da me, perché sul romanzo criminale muore un sacco di gente e allora mi tocca fare sempre i quadrupli. La mia lotta è che il fatto che non posso trovare quattro cose uguali dell'epoca, no? E quindi mi devo inventare qualche cosa. Gemi, tutta ta 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 ta, prima ancora quella là e poi quella là. Ok, non ti eccetera, però insomma l'ansia è molto forte. Abbiamo dovuto mettere una lamiera di ferro tra i sedili anteriori e quelli posteriori e abbiamo dovuto minare poi la macchina come di solito facciamo, stando chiaramente attenti a non caricarla troppo, perché la persona che saliva in macchina doveva essere in sicurezza. Questa sequenza la mandiamo candidata al Taurus per gli Oscar degli Stuntman come film straniero. Va in concorso perché è montato come piano sequenza, un'esplosione e l'utilizzo dell'air ejet con un'altra persona allo stesso tempo è un film americano fatto in Italia. Un pochetto di incoscienza c'è stata, però era una sfida troppo grossa. In Italia non l'hanno mai girata una scena così.